Buongiorno assessora. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ieri Consiglio Comunale straordinario, ATAC, concordato preventivo. Intanto la domanda è se questa notizia, che anche ieri dal dibattito è emersa e che oggi ritroviamo sui giornali, di un ulteriore aggravamento del debito di ATAC di circa 220 milioni, se trova conferma e se non è la dimostrazione di un pozzo senza fine per il debito. Allora sì, su questi importi che ho visto oggi, insomma, presenti anche sulla stampa, posso dirvi che bisogna fare una precisazione. Allora, la perdita operativa di ATAC di quest'anno, quindi del 2016, anzi scusate, sarebbe stata di circa meno 40 milioni. Poi sono intervenuti nell'ambito degli ultimi mesi e altri elementi che hanno, diciamo, aggravato, ma non per la parte operativa evidentemente, e parlo del discorso della riconciliazione dei crediti che ogni anno ATAC dovrebbe effettuare nei confronti di Roma Capitale e viceversa. Insomma, dai controlli che sono stati effettuati dagli uffici, dalla ragioneria, dai dipartimenti interessati, quello che è emerso è che da un controllo più, ripeto, approfondito, fatto anche in vista del bilancio consolidato, che dei crediti che precedentemente potevano essere riconosciuti all'azienda, di fatto quest'anno sono stati visti in maniera diversa. Quindi diciamo che questi controlli effettuati in questi mesi hanno messo in evidenza che non si poteva più riconoscere un troppo importo di queste partite che invece ATAC, ripeto, negli anni precedenti aveva riconosciute. Quindi se ho capito bene, assessore, 40 milioni sono il debito del 2016 in più, il resto sono debiti degli anni precedenti che vengono letti in maniera diversa in virtù perdite. Sì, diciamo di sì. Quindi questo esattamente. Che cosa significa però questo per il bilancio 2016 di ATAC, che peraltro ancora non è stato approvato, e in vista del bilancio consolidato dell'amministrazione comunale entro il 30 settembre? Perché poi qui c'è Sotto il profilo del bilancio consolidato di Roma Capitale posso dirvi, insomma, che gli uffici sono a lavoro, quindi insomma non ha delle criticità di alcun tipo. Sotto il profilo del bilancio di ATAC posso dirvi che siamo in attesa anche adesso del deposito da parte dell'azienda dei documenti definitivi, in modo tale che possiamo poi anche procedere ai controlli da parte dei dipartimenti e poi all'approvazione. Quindi siamo in attesa di chiudere tutti i processi che poi porteranno all'approvazione di questo bilancio. Concordato preventivo. Le dico i rischi che anche dalla nostra discussione ieri e oggi sono emersi. C'è qualcuno dice l'amministrazione 5 Stelle dà una lettura politica, qualche nostro ascoltatore, anche interlocutore che è intervenuto, dice prende tempo per scavallare le elezioni, perché in realtà il concordato preventivo alla fine, quando verrà chiuso, se verrà chiuso davanti al giudice, porterà a una diminuzione sia degli stipendi dei lavoratori sia a un innalzamento del prezzo del biglietto e anche al taglio di qualche linea. È una lettura che ci può stare? Questa è una lettura che da una parte mi fa sorridere, da una parte insomma chiaramente crea dell'amaro in bocca, perché evidentemente non si è capito bene qual è l'obiettivo di questa operazione. L'obiettivo non è un obiettivo politico, l'obiettivo è un obiettivo di sostanza. Io capisco che come dire, nel passato ci si era sempre abituati a delle azioni che erano legate in qualche modo a un risvolto politico, però vi dico una cosa, questo non è il caso in questione. Quello che ne abbiamo voluto fare è responsabilizzarci, cosa che non è stata fatta nel passato, rispetto a quello che dovrà essere il futuro dell'azienda. È un atto di responsabilità che stiamo facendo nei confronti della città e nei confronti delle persone che hanno votato la sindaca e il Movimento 5 Stelle. Noi crediamo quindi che oggettivamente questa soluzione è una soluzione che potrà rompere con tutti gli schemi del passato e che potrà rilanciare l'azienda. Ne sono estremamente convinta, insomma, anche perché purtroppo la città sa bene come sono andate le cose negli ultimi anni, quindi tutti gli sprechi che ci sono stati in azienda, il fatto che ATAC fosse stato un bacino elettorale e un posto in cui piazzare, come sappiamo anche dal caso Parentopoli, gli amici degli amici, i parenti dei parenti. Ecco, tutto questo con questa amministrazione è finito, e questo credo che non abbia degli obiettivi soltanto politici, ma abbia degli obiettivi di sostanza importanti. Noi vogliamo che le cose inizino a funzionare in maniera trasparente, in maniera adeguata, e che soprattutto questa città abbia il servizio di trasporto pubblico che merita.
sul fronte degli investimenti, perché noi parliamo di ATAC, no? E l'ATAC è la situazione che abbiamo descritto. L'amministrazione ha messo in atto una strategia che è quella di arrivare al concordato preventivo con gli obiettivi che lei ha indicato, il dibattito poi aperto. Ma in questi mesi non c'è il rischio che si paralizzi qualsiasi piano di investimento sul trasporto pubblico a Roma? Dalle cose banali, le strisce gialle che aiutano ad aumentare la velocità commerciale, ai tratti di metropolitana, penso alla linea B, di cui tante volte abbiamo parlato anche con lei, fino a Casal Monastero. Cioè non teme la paralisi un po' del suo settore? No, assolutamente no, anzi, allora io vi dico, qua bisogna fare un ragionamento di insieme. La mobilità su Roma è composta da tante cose e ATAC è una di queste cose, è uno di questi tasselli, che però è slegato dall'attività di programmazione e di realizzazione delle opere che stiamo andando avanti. Vi posso dire che però gli investimenti, anzi, devono essere accelerati il quanto più possibile, e questo l'abbiamo dimostrato in questi anni. I corridoi ferroviari dell'EU, abbiamo fatto ripartire anche quelle attività, le attività di progettazione che stiamo facendo su tante altre opere legate al piano urbano della mobilità sostenibile. Ecco, su questo vorrei fare insomma una chiosa. Noi abbiamo un disegno molto 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 specifico che poi verrà anche tra l'altro definito in maniera puntuale attraverso questo boom, ma attraverso anche una partecipazione attiva della cittadinanza. Questo è chiaramente un metodo completamente diverso rispetto al passato, innovativo, che disegnerà la città del futuro. Ecco, attraverso anche questi investimenti che io voglio, tutti noi vogliamo come amministrazione, debbano anche privilegiare il ferro, quindi la costruzione ad esempio anche di nuove linee tranviarie, comunque il prolungamento delle linee metropolitane esistenti. Questi sono tutti i temi su cui già stiamo lavorando. Ecco, tutti questi interventi assieme potranno far sì che anche ATAC alla fine possa beneficiare di tutto questo. Quindi diciamo che questa amministrazione, ripeto, ha un disegno di insieme e ogni tassello sta producendo degli effetti e li produrrà ancora di più in futuro. Dunque diciamo che il concordato di ATAC non ha nulla a che vedere con l'attività di programmazione che va avanti in maniera anzi molto 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 veloce. Il tavolo con le organizzazioni sindacali, iniziano le scuole e arrivano già i primi scioperi proprio in relazione alle vicende di ATAC, come sta andando? C'è stata una riunione ieri prima del Consiglio Comunale, vi siete riconvocati e se ricordo bene per lunedì prossimo, c'è, insomma, si può evitare un braccio di ferro tra amministrazione, ATAC e organizzazioni dei lavoratori, oppure ci aspettiamo un autunno caldo? Guarda, io ieri nella mattinata ho incontrato diverse sigle sindacali, c'è stato un confronto molto accurato, approfondito sui temi, e sono certa che con le rassicurazioni che abbiamo dato circa il mantenimento dei livelli occupazionali, un percorso collaborativo possa essere portato avanti. C'è stata ampia disponibilità a partecipare a questa procedura, a questo percorso che voglio sia completamente partecipato. Io credo che il piano di risanamento di ATAC debba necessariamente passare anche per una approvazione sociale, se così possiamo dire, e credo che questa volontà anche di coinvolgimento sia stata percepita, sia stata capita dalla gran parte quantomeno delle organizzazioni sindacali. Quindi io rinnovo quello che ho detto a loro ieri, per dire un atto di responsabilità nei confronti sia dei propri lavoratori sia anche nei confronti dei cittadini. Questo è quello che ho detto loro, e lunedì proseguiranno i tavoli di discussione per approfondire i temi, quindi per viaggiare al meglio assieme anche in termini di informazioni da condividere e da percorso da intraprendere. Ecco. ATAC non è solo questione romana. Il governo nazionale va chiamato in causa, cioè il problema delle risorse per il trasporto pubblico romano. Roma prende meno di quello che gli spetterebbe, tanto per dirne una. Vanta dei crediti nei confronti dello Stato e nei confronti della Regione. Non c'è bisogno anche qui di una sferzata anche rispetto alle altre istituzioni? Sembra quasi che ATAC sia un problema romano.
Su questo ha completamente ragione. Il problema del Fondo Nazionale dei Trasporti in realtà è un problema su cui si dibatte da anni. Insomma, è chiaro che a livello centrale hanno negli ultimi 5-6 anni ridotto considerevolmente le risorse destinate al trasporto pubblico in Italia. Considerate che su Roma ci sono stati negli ultimi anni anche dei periodi in cui i livelli di contribuzione a livello statale erano veramente bassissimi. Quindi se anche ADAC si trova in questa situazione, è sicuramente anche per le scelte che sono state fatte a livello nazionale. Io credo che sia doveroso da parte del governo cominciare e quindi continuare a incrementare questi fondi per dare la possibilità anche alle imprese che nel corso degli anni hanno pagato, oltre alle proprie inefficienze, anche una scarsa messa a disposizione di risorse anche dalle parti governative, evidentemente. Anzi, io credo anche che a livello di governo sia necessario, io su questo sto interloquendo, ho già inviato delle richieste al Ministero dei Trasporti, si debba anche seriamente pensare agli investimenti anche sulle infrastrutture in essere, parlo della manutenzione sulle linee metropolitane A e B. Questo è un punto molto importante perché queste metropolitane di fatto negli ultimi anni non hanno assolutamente ricevuto degli interventi di manutenzione straordinaria, ci si è limitati all'ordinarietà, ma questo non è possibile evidentemente in una città come Roma, una capitale come Roma, ma è anche importante che ci siano delle risorse da investire su altre opere e infrastrutture. Questo lo voglio sottolineare 100 volte, soprattutto sul ferro, perché il ferro ti garantisce sostenibilità ambientale, puntualità, certezza nel servizio e anche una maggiore certezza rispetto alle entrate, quindi da bigliettazione. Quindi insomma credo che sia importante anche avere un sostegno e continuare ad averlo su Roma, perché diciamo che Roma anzi meriterebbe in realtà dei fondi speciali per il trasporto, visto che come dire, in questi anni la città è stata abbandonata sotto ogni prospettiva, sotto la prospettiva aziendale, sotto la prospettiva anche delle risorse necessarie a far ripartire alcuni servizi. E ci tengo a specificare che questi investimenti sono un bene non soltanto per la mobilità e quindi per far sì che il cittadino possa poi spostarsi in maniera più adeguata col trasporto pubblico, ma sono anche occasioni di crescita economica, perché non dimentichiamoci quanto indotto si può creare quando si avviano investimenti opere in una città. Insomma, quindi ci sono diversi driver strategici che dobbiamo considerare quando parliamo di investimenti, quindi il contributo del governo deve esserci e quindi mi auspico che questa contrattazione che va avanti da qualche mese col Ministero poi possa portare a dei risultati concreti in termini di stanziamenti di risorse. Prima di salutarla, due domande che ci arrivano ancora dagli ascoltatori. Ha pesato, secondo lei, le chiedo, un'operazione di verità, questo turnover del management di ATAC in questo anno? Cioè si è perso un anno, si poteva arrivare, se la strada è giusta e quella del concordato preventivo, ci si poteva arrivare qualche mese fa? Guardi, molto semplicemente quello che si è fatto in questi mesi è valutare, perché scelte così importanti non possono essere certo prese dall'oggi al domani. Bisogna vedere l'azienda come è stata trattata, bisognava analizzarla. Quello che abbiamo fatto da quando siamo arrivati è in qualche modo sostenere una situazione che era drammatica. Abbiamo messo sul campo i 150 bus la cui procedura era ferma ormai da mesi, abbiamo recuperato i famosi silobus che erano abbandonati in un deposito ATAC di Torpagnotta ormai da anni, abbiamo cercato, cioè, di recuperare il recuperabile, quindi abbiamo messo anche a disposizione 18 milioni ad agosto dell'anno scorso per comprare nuove ruote ai treni della metro A e B, per mantenere almeno un pochino l'infrastruttura. Poi, con andare avanti del tempo, ci siamo resi conto che la crisi finanziaria di ATAC era troppo evidente, quindi tutti gli errori fatti nel passato, diciamo, sono cominciati a emergere in maniera drammatica, evidentemente anche legati al fatto che il servizio inevitabilmente andava peggiorando. Con un parco bus con un'età media di 11 anni, che cosa potevamo aspettarci? Che l'azienda potesse fare ricavi e utili straordinari? Non credo, no? Quindi diciamo che proprio come atto di responsabilità, e poi soprattutto dopo le dichiarazioni dell'ex direttore generale fatte a luglio, che ha comportato anche la pressione da parte dei fornitori sull'azienda e ingiunzioni di pagamento di cui tutti sappiamo, insomma, la strada a quel punto era inevitabile che dovesse essere anche questa.
Per i lavoratori sui posti di lavoro ce la mettiamo la faccia, ce lo chiedono tanti autisti e tanti lavoratori di ATAC all'ascolto, e poi altri invece gli utenti dicono il biglietto aumenterà nel 2018? Allora, quello che noi faremo l'abbiamo già dichiarato, sicuramente vogliamo proteggere i livelli occupazionali, vogliamo anche proteggere i livelli retributivi, anche perché un concordato preventivo non annulla assolutamente le contrattazioni di secondo livello, non ha degli effetti diretti sul personale. Quello che poi faremo sarà riorganizzare il tutto sulle tariffe, come dire, al momento non ci sono previsioni in vista di questo genere. Intanto costruiamo assieme il piano e poi vedremo insomma quali saranno questi esiti. Però ecco, i capisaldi sono quelli che vi ho detto: protezione del lavoro e dei livelli retributivi. Grazie all'assessore Linda Meleo e a risentirci presto. Ovviamente buon lavoro, credo che ce ne sia bisogno. Grazie mille, arrivederci.